mettere agli altri gli orecchini pesanti. Siamo qui con Erika Mu, che ha appena finito il suo show. È un show molto intimo, ma veramente molto affascinante, emozionante. Com'è andata? Grazie, bene, io sono contenta. Poi quando fai un set di 40 minuti l'adrenalina non è finita e allora dici: cavolo, adesso che mi stavo divertendo devo scendere. Però è andata tutto bene, abbiamo avuto un bel problema tecnico sul primo pezzo, però poi ce lo siamo risolto e noi ci siamo divertiti tanto. È stato un'esperienza che sognavo di vivere, quindi sono proprio contenta. Infatti ho visto la risposta del pubblico, è stata ottima, insomma. Sì, erano, cioè ovviamente lo stadio non è ancora pieno perché insomma è ancora presto, però quelli che c'erano veramente belli, cantavano, sono stata proprio felice. Senti, hai fatto tante canzoni e parlando anche con una mia collega dicevamo: questa ragazza ha tante anime diverse, riesce a cambiare tantissimo da un pezzo a un altro. Cosa ne pensi? Ma penso che tutti siamo così. Le canzoni alla fine non sono un sunto di quello che sei, sono quel momento, in come sei in quel momento lì, quando le scrivi, quando poi le reinterpreti pensando a quello stato d'animo. Quindi ovviamente ci sono delle canzoni d'amore, ci sono delle canzoni invece arrabbiate, di temi meno legati al personale. E poi quando tu fai una scaletta comunque di 40 minuti, cioè a noi è piaciuto scegliere un po' tutte queste anime e fare una specie di vetrina. Questo è quello che c'è. Il the best di Erika Mu. Beh, speriamo di no, il the best finora. Senti, stasera è un po' la serata delle donne, perché ci sei te, c'è Malika Ayane che sta cantando proprio adesso e poi Nina Zilli. Cioè, cosa ne pensi, come le vedi queste tue due compagne di serata? Sono contentissima che sia una serata così, perché di solito i festival sono per lo più ovviamente con artisti maschili, perché sono di più, e poi ci mettono la quota rosa. Oggi invece è il contrario, quindi c'è un bel... cioè due artiste che a me piacciono moltissimo, che sono penso il meglio comunque delle voci femminili italiane in questo momento. E poi The Wolf come quota blu. Io li devo sentire perché sono super curiosa, ho visto il loro tir e già il tir affascina. Quindi non so allora come sono. Hanno suonato tra l'altro dei ragazzi prima di me che mi sono piaciuti tantissimo, che è un gruppo estone. Sì, dell'Estonia, esatto. A me sono piaciuti veramente tanto. Senti, progetti per il futuro, cosa farai, dove suonerai quest'estate, allora, riposerai? Questi sono stati dei giorni intensi, abbiamo suonato praticamente ininterrottamente da marzo fino ad oggi. Domani abbiamo una data a Milano, viaggetto, e poi dopo scendiamo giù in Puglia per delle date a casa e poi più o meno continueremo così fino ad agosto, primi di settembre, e poi cominceremo a lavorare di più sul prossimo album. Wow, non ci puoi dire niente ancora. Ma che vi devo dire? Lo so. Vi devo dire che in mente io ce l'ho, però tra quello che è in mente e quello che faremo, chissà. Però ci stiamo lavorando. Ok, allora ci lasciamo con un chissà, pieni di curiosità, e ti facciamo tanti auguri, in bocca al lupo e grazie della serata. Grazie a voi, crepi il lupo.